Arianna Puglisini, Elena Bottino. Allora, tra fine 2019 e inizio 2020, torneo Anderlini di Modena e torneo di Lunezia. Vuoi dirci un po' come sono andati, Elena? Sì, allora abbiamo fatto il torneo di Modena dell'Anderlini, soltanto noi dell'Under 18. È stato un torneo molto impegnativo e abbiamo giocato contro squadre di alto livello e anche di categoria superiore alla nostra. Comunque è stato un torneo molto, molto divertente e che ci ha messo davanti a sfide importanti alle quali comunque abbiamo saputo reagire, direi, abbastanza bene. Abbiamo avuto la sfortuna di incontrare subito nel girone la squadra che è arrivata seconda al torneo, ma comunque è stata una sfida abbastanza combattuta, devo dire, quindi abbiamo dato il meglio di noi. Mentre l'ultimo torneo che abbiamo fatto la scorsa settimana è stato un torneo di Serie C e ci ha visto forse un po' più stanche, forse proprio anche a causa del torneo scorso, ma comunque ci siamo impegnate, abbiamo giocato anche comunque contro squadre della Serie C della Toscana che hanno un livello forse leggermente un po' più alto del nostro, ma abbiamo comunque giocato al nostro meglio. Da questo weekend si torna a fare sul serio in campionato, sfida contro VGP, è una sfida difficile. È una sfida molto importante perché è molto sentita per la nostra società, soprattutto per noi giovani che le conosciamo praticamente tutte, ma sono sicura che reagiremo nel migliore dei modi e daremo tutta la grinta che abbiamo in campo. La stiamo preparando al meglio, siamo molto concentrate, ma comunque sia siamo serene e divertite per questo campionato che è pieno di sorprese e ricco di emozioni, grazie all'età media comunque sia che ci permette di divertirci, però prendela comunque sia come un impegno molto importante. VGP è una squadra appunto molto sentita, però riusciremo a andare in meglio sicuramente.